A me in modo particolare, perché questa è una petizione, preoccupa anche il discorso della biblioteca, perché attualmente è infelice perché non c'è la possibilità di raggiungerla per i disabili, normalmente, tanto che avevamo fatto un tentativo, che è già stato ricordato con il Centro Comunale, per avere la possibilità di creare un ascensore, un accesso per i disabili. Quindi è chiaro che ha delle criticità quell'area lì, però è un'area significativa sia per l'associazione che per la biblioteca. Quindi mettere mano a quello vuol dire avere un disegno più complessivo. A me e a Marica, Filippo e Mia sono sfuggiti le deliberazioni di giunta riguardo, ma ci sarebbero stati. Biblioteca sarà trasferita dove oggi c'è la sede della Fondazione IAT, quindi dietro la Villa Bernasconi, e lì sarà fatta un'interazione con il Museo della Villa Bernasconi, perché uno degli obiettivi che il mio assessore alla cultura si è posto è quello di fare interazione, sempre più interagire con lo spazio Anagramma, con il palazzetto dello sport, con la Vasca Volo, quindi creare attorno un centro di aggregazione. Lavoro con le associazioni, perché l'associazione è sempre stato qualcosa che noi abbiamo voluto e ribadito fin dall'inizio del nostro mandato, e che ha anche i documenti che noi abbiamo sottoscritto. Esistono tutta una serie comunque di considerazioni sulle associazioni e sulla biblioteca che dunque potremmo metterci a discutere, perché sono anche cose molto interessanti, sarebbe veramente bello che comunque potessimo soffermarci a parlare. Vi dico alcune cose, per esempio l'archivio storico che hanno gli sbiaditi, che io sono andata a vedere per due volte, mi sono interessata di quello che è da loro custodito, è un patrimonio importantissimo che va salvaguardato e che sarà sicuramente mia premura salvaguardare. Ci si può porre delle domande che mi sono posta io. Teniamo noi qui a Cernobbio questo archivio, o non è meglio riunire questo archivio a quelli che sono i centri importanti, è una parola sbagliata, però più organizzati per raccogliere materiale storico. È gestito da due persone magnifiche, come voi tutte conoscete, ai quali chiaramente non si può togliere in questo momento questo patrimonio, però bisogna fare secondo me dei ragionamenti anche di sviluppo futuro. Comunque troveremo anche per questo patrimonio storico la collocazione. La mia idea era la parte libraria di mettere nella biblioteca. Abbiamo già parlato anche con voi di alcune idee che avevamo noi sulla gestione della biblioteca, nel senso che vi ho detto che sarebbe stata comunque spostata nell'attuale IAT, dove gli spazi sono già stati controllati, quindi ci stanno i libri che attualmente la biblioteca ha, ma anche qui io vedo la biblioteca in maniera diversa, cioè la vedo non come una raccolta dei libri di Wilbur Smith, che scusate, un ottimo scrittore, però per carità ce l'hanno tutti. Mi sembra che qua a Cernobbio sia veramente forse più importante che ci teniamo i libri di Nazario, che ci teniamo i libri di Taroni e che ci teniamo i libri della, appunto della raccolta degli schiavi di Hitler, non mi ricordo come si chiama il nome, era il nostro paziente che faceva diarese da lui, non mi ricordo il nome suo, del fondatore, diciamo, dell'associazione. La domanda, cioè io terrei nella biblioteca, che vi avevo già detto, vorrei ritornare a Ramonzario, che tra l'altro è stato anche un amministratore comunale, terrei nella biblioteca soprattutto questi libri che sono distintivi di Cernobbio, questa è la mia idea. Poi dopo, quando voglio leggere 20 minuti con suicidio, c'è la rete bibliotecaria, e la rete bibliotecaria funziona, in 24 ore, 48 ore ce l'ho a disposizione. Però il patrimonio librario, secondo me, è quello che noi già abbiamo, che non è ancora ben classificato e tutto, e sarebbe quello che dovrebbe costituire, a mio giudizio,
funziona la biblioteca. Adesso mi fermo perché sennò andiamo avanti a parlare per ore e ore. Però ciò non toglie che ad esempio la biblioteca, ecco, se diventa, e concordo assolutamente con tutte le cose che ha detto e ci siamo completamente, ma se diventa luogo di aggregazione, se deve diventare ancora più luogo di aggregazione, che deve essere biblioteca, può mica essere archivio. Pur avendo degli archivi significativi, quello di Raul Mezzallo assolutamente incredibile, quello di Scaminite, su quello non pretenderei io, comune di Cernotti, di spiegare a loro che cosa devono fare dell'archivio di loro. Questo no, nel senso che sono, e io credo sia un vanto per Cernotti, una situazione di questo tipo, avesse da Cernotti, dopodiché non posso più spiegare a loro che cosa devono fare del loro archivio. Sarebbe come dire, se questo proletario, lei sono contro se questo proletario. Quindi, mi rendo conto che questa idea comunque degli archivi pregevoli che ci possono essere a Cernobbio devono essere valorizzati, si potrà una protezione di valorizzare, ad esempio della ex portineria di Giulio Masconi, sono assolutamente d'accordo su tutti i rapporti che si devono sviluppare tra le varie cose che ci sono lì. Detto tutto questo, però, rimane il fatto che la biblioteca deve essere biblioteca, secondo me, deve fare di un archivio storico e vabbè qua c'è. Prendo estremamente atto, credo di rimanere in biblioteca luogo di aggregazione.